Bello, eh? C'è un bel silenzio, sì. Strano che nessuno lo conosce. Siamo qui per questo, no? Abbiamo abbastanza materiale, possiamo andare. Tutto a posto. Andiamo. Allora, a che punto sei? Non dovrei metterci molto. Dai, che se va bene ci paghiamo 3 mesi di affitto. Speriamo. E perché non ti prendi una pausa e vieni a letto? Sì, adesso finisco e vengo. Vabbè, non fare tardi. Ciao. Cancella quel video. Giulia. Lui non può vedermi. Giulia. Oh. Amore. Giulia. Oh, rispondi, che c'è? Mi fai preoccupare. Amore. Che c'è? Va tutto bene, dai. Sono qui.
Vabbè, penso che ci siamo. È perfetto. Che dici? Oh. Ma che c'è? Non ti piace? Luca, non sono più convinta. Ma veramente fai? È venuto così bene, scusa. Non lo so. Vabbè, facciamo così. Stasera andiamo fuori a cena per festeggiare, vabbè? Poi ne parliamo con calma dopo. Oh, guarda che offro io, eh. Allora, signorina, stasera la casa offre bistecca ai ferri con riduzione di aceto balsamico sul letto di cipolla caramellata alla modica cifra di 50 euro. Vabbè, sarà il vitello intero. Oppure, in alternativa, spaghetto all'astice annaffiato con dell'ottimo vino bianco a soli 40 euro. Ah, vabbè, economico però, eh. Ma la vuoi finì? Amore, scusa, ma noi siamo gente di un certo livello, Per te solo il meglio. Cameriere? Non fare il coglione. Buonasera, signori. Cosa vi porto? Guardi, eravamo indecisi tra la carne e il pesce, ma sa, non avendo il libretto degli assegni con me, facciamo due margherite, eh? Sì. E da bere? E cosa consiglia? Abbiamo degli ottimi vini Sì, che po- perché no? Facciamo acqua naturale, va. E Sì. pure del rubinetto, va bene lo stesso. Ma quando si scema? Buon appetito. Scusa, vado un attimo in bagno. Vedo che non mi hai ascoltato. Tranquilla, non voglio farti niente. E allora che vuoi? Fate proprio una bella coppia tu e lui, eh? Cazzo, mi rispondi? Cosa ci vedi in questo posto? Ma che stai a dire? Cancella quel video, per favore. Mi spieghi che c'ha sto video che non va? Vieni domani al lago. Ma quanto era grande sto cesso? Ui, ma che c'è? Luca per il video. Ancora questo video.
Cioè, dico io, per una volta che ci pagano un lavoro buono pure per il territorio, ti fai venire questi cazzo di complessi! Scusa. Allora? Sicura di non voler venire? Ci hai lavorato anche tu? Sì, sì, non ti preoccupare. Tanto che sto 2 giorni. Vabbè. Allora io vado. Ti amo. Ti piace leggere? Guarda che puoi rispondere anche senza quelle, eh? Allora? Cosa? Ti piace leggere? Veramente preferisco i film. Sì, ma i libri hanno una marcia in più. E già, perché in quelle parole sei tu lettore a creare le immagini. Un po' come fa il regista al cinema, no? Sì, ma è diverso. Perché vedi, il regista impone la sua visione delle cose. Un po' come un dittatore. Il libro invece è anarchico. Ci puoi vedere quello che ti pare. Non ti facevo così profondo. Io non ti facevo così testarda.
Allora? Cosa ci vedi in questo posto? Ancora questa storia? Che cazzo ci devo vedere? Boh, il lago, le montagne. Guarda cosa ci vedo io. Questo lago è il ricordo più bello che ho di lei. I ricordi possono tenere in vita anche chi è già morto.
Ti devo parlare. Lo senti? Il rumore dell'acqua, il suono del vento, l'eco delle montagne. Ascoltami, ti prego. So già cosa vuoi dirmi. Mi vuoi dire che tutto questo cambierà? E non ce l'hai con me. Ora voglio solo godermi questo posto. Adesso devo andare. Perché non resti? Perché ormai non hai più bisogno di me. Ieri notte per la prima volta hai amato te stessa. Grazie di essere tornato. Amore, ma sono stato via solo 2 giorni. Amore, ma sono stato via solo 2 giorni. Sì, ma mi sei mancato tantissimo. Anche tu.
Come mai ti sei voluta fermare qua? Cosa ci vedi in questo posto? E che ci vedo? Un lago che ci ha fatto guadagnare bene, no? Ti va di ballare?